siamo nell'anno 1846, al teatro La Fenice di Venezia. C'è la rappresentazione di un'opera. Personaggi. Attila. Che sento? A donne in belli ti maschio valore. O da bella. Sanno di patria indefinito amore. Allora che i forti corrono come leoni al brando, stanno le tue donne o barbaro sui carri lacrimando. Ma noi, donne italiche, cinte di ferro il seno, sul fumido terreno sempre vedrai pugnare. Eravamo un po' all'inizio di questo anno dedicato tutto alla, ai 150 anni della nostra patria. E queste parole, non sono una grande appassionata di opera, però mi hanno colpito. È un'opera di Verdi, Attila. Si parla di amore patrio. Si stava riscoprendo la nazione, la patria. Si parla di italiche donne che combattono. Attila è indicato come l'invasore straniero. Pensate che siamo a Venezia, è l'impero ungarico, però siamo anche in pieno romanticismo, che era vivissimo di questo spirito, di voglia di lottare, di fare. Italiche, quindi c'è il senso dell'Italia. Non è che questo fosse sparito, perché da Petrarca in poi l'idea di una Italia c'è sempre stato, attraverso Machiavelli e poi Alfieri, Foscolo, però anche se con questi ultimi arricchito di valori morali, è sempre stata più una idea letteraria. Ora no, ora è diventata un'idea politica, non uniforme, non uniforme perché alcuni la vedevano realizzata in modo federale, altri in modo unitario, però tutti concordi nel fatto che esistesse una nazione italiana. E poi non sono gli uomini che si contrappongono in quest'opera all'invasore straniero. L'eroina è una donna, Odabella, che poi ammazzerà Attila, e le donne sono viste come capaci di combattere. Quindi Verdi la pensava già così. Da quello che abbiamo sentito è evidente che così è stato, perché da queste relazioni è emerso un mondo femminile estremamente variegato, ma validissimo, combattivo, ricco di volontà, di cultura, di energia, e quindi aveva ragione a dire questo. Ringrazio da subito alcune persone che mi hanno aiutato, nel senso che cercando qualche cosa sulla Svezia non è facile, e mi è stato prezioso un libro edito di recente di Bombicini, che è un giornalista, su Odile Botti Poggi. Vi consiglio di leggerlo perché è veramente piacevole ed interessante. E un'altra fonte preziosa è stata l'opera di Laura Lotti su Marco Colombo. Quindi devo ringraziare. E anche per quanto riguarda Mericelli, naturalmente la mia carissima amica Carla Sanguinetti, che come voi sapete si dedica allo studio, anche tra mezzo a tutte le sue attività, anche a questo.
e proprio comincio a parlare delle donne di cui voglio un attimo parlarvi, e lo farò molto brevemente, molto sinteticamente, con Mary Shelley. Mary Shelley, che non è italiana, però era stampierezzo, e siamo nel 1821-22. Mary, che purtroppo è ricordata più come moglie di Shelley che per proprio autonomo valore, in realtà era una straordinaria personalità, anche da un punto di vista culturale, a parte che come personaggio ha una personalità modernissima, contorta, complicata, con varie problematiche, ecco, proprio una donna moderna, va bene. È la figlia di questa Mary Wollstonecraft, che è stata anche ricordata come una delle prime femministe inglesi, e di un filosofo, mi immagino che Henry Wadsworth, ed era un filosofo abbastanza strampalato, comunque assolutamente tutti anticonformisti, rivoluzionari, eccetera. E Mary, anche se la madre era morta pochi mesi dopo la sua nascita, fu molto segnata dalla personalità materna. Bene, e nel 1822, poi tra l'altro è l'anno della morte tragica del marito, il marito, lei stessa, gli amici, tra cui c'era anche Byron, che però padre non si è mai venuto a Spezia, comunque a Pisa c'era un gruppo di uomini, di persone, uomini e donne veramente rivoluzionari, ed era costituito da rivoluzionari italiani, ma da fuoriusciti irlandesi e inglesi e anche greci. Quindi ci permette di vedere questo personaggio anche come ci fosse un ambiente cosmopolita, come questi interessi e queste idee fossero non un patrimonio solo nostro, ma di tutta l'Europa. E anche di vedere come si fosse arrivati a questa novità di pensiero, che poi ci spiega tutti i vari personaggi che anche abbiamo visto, perché prima c'è stato intanto una rivoluzione francese, le invasioni napoleoniche, perché io le chiamo invasioni perché altro non furono, e anche però malgrado questo naturalmente diffusero per tutta l'Europa i pensieri nuovi di eguaglianza, di libertà, di voglia di affermazione anche della persona umana. Da questo naturalmente poi nasceranno le ideologie del primo 800, perché sì che con il 1815 il congresso di Vienna vuole riportare indietro l'orologio e vuole ritornare a quello che era prima la situazione, ma a parte il fatto che lo fanno quando fa comodo, perché poi invece Venezia viene data all'impero che erano invece due stati indipendenti e Genova allo stato sabaudo, quindi insomma. Però era un'illusione, perché non puoi fermare le idee, non puoi fermare un qualche movimento che ormai è partito, e quindi poi si spiega tutto il nostro risorgimento. Non parlo solo di nobili, perché parliamo spesso di nobili? Perché naturalmente erano le persone che intanto avevano più tempo libero, perché gli altri in genere dovevano lavorare come bacchi per mangiare, quindi intanto.
E poi erano anche le persone più acculturate in genere, perché se lo potevano permettere anche questo. Pensate che, parlando della nostra città, allora era più, poco più che un borgo, nel censimento del 1848 l'analfabetismo è all'82,57. Analfabetismo. Quindi pensate, è logico che anche è difficile per una persona che deve lottare per sopravvivere, proprio materialmente, che non può permettersi di essere colta, di avere delle iniziative anche politiche. Però vedremo che oltre alle nobili c'è anche qualcun altro. Sono poche le persone di cui sono riuscita a trovare un qualche cosa. Beh, via. Dunque, intanto cominciamo con una nobile, la Marchesa Teresa Durazzo Doria. I Doria sono nobili di Genova. E quindi, adesso vi parlo di una genovese e poi vedrete anche perché. Dunque, ha quattro figli, si sposa il conte di Montaldeo, era Giorgio Doria, e ha quattro figli. Giacomo, che poi sarà un famoso zoologo, nasce a La Spezia. E il gossip c'era anche allora, eh? Allora c'è una bella letterina di una contessa tedesca che dice che di questi quattro figli di nessuno è certa la paternità. Non solo, di due rischia addirittura a dare la paternità a lei, che questo non so come la dica per me, se so, so, ecco, vabbè, insomma, comunque fa anche quello. Sì. E malgrado questo, la coppia costituita da questi due nobili, da Teresa e da Giorgio, è una coppia che è ottima nel senso che hanno gli stessi ideali, lo stesso sentire, e si buttano con energia nell'attività anche politica, contrastando anche il governo. E ci sono dei particolari piacevoli in questo senso. Quando muore Carlo Felice nel 31, era di rigore per le dame avere il lutto, no? E anche quando poi arriva a Genova giovani sposi Vittorio Emanuele e Maria Adelaide, la contessa Doria si rifiuta di andare ad omaggiarli. Partecipano alla cospirazione del 33. E quindi naturalmente sono sempre molto sorvegliati dalla polizia. Quando c'è il 48, e dico il 48 così si comprende tutto, ci si tuffano dentro tutti, tutta la famiglia, anche i figli. Va bene, poi se no dovrei dire delle cose, ma perché ne parliamo? I Doria, come figure femminili, i Doria avevano a Spezia casa e possedimenti. Il vecchio palazzo Doria, me l'ha detto Sergio Cozzani, è quello dove adesso c'è la società dei concerti. Sapete dove ha anche soggiornato Wagner, no? Però ecco, è quella. Il vecchio, perché poi quello che è chiamato palazzo Doria è un palazzo che fu costruito dopo sempre dai Doria, ma in seguito. Perché ho trovato una bellissima pagina di un diario di un fuoriuscito bolognese, un certo Giuseppe Galletti, e qualcosa di questo vi leggo perché vale proprio la pena. Un diario del figlio di Giovanni Galletti,
venuto un vapore toscano in Dante che porta naturalmente questo e quello. Arrivati invece all'immigrato veneto Bennato, esclusi dall'amnistia austriaca, va bene, venuti in Svezia con un vapore molti emigranti da toscani, poi altre cose, è andato a vedere la Castellana, altre cose, eccetera. Poi dice, giunto il proclama d'amnistia toscana, partiti tutti i toscani. E poi la marchesa Teresa Durazzo, moglie di Giorgio Doria, la cui casa accolse generosamente, è giurita di parte d'Italia. E in un altro appunto dice lui stesso di essere stata in casa della marchesa Doria. Questo tutta Svezia. Ah, e anche c'è anche l'arrivo della salma di Carlo Alberto il 2 ottobre del 49. Quindi a tutto direi che c'è tutto il diritto nostro di dire che la Teresa Durazzo Doria ebbe anche questa attività di massimiana, perché erano dei massimiani convinti e vivaci, la prese anche a Svezia e anche, e ritorneremo su questo, ancora una volta si vede la Svezia come città di accoglienza. E mi fa piacere dire a questo proposito che la Svezia è rimasta una città d'accoglienza, anche in tempi moderni. Pensate a come a suo tempo ha accolto gli ebrei che dovevano andare nella loro terra promessa e come in seguito ha accolto i profughi foretani. E sono poi integrati perfettamente. E anche di tutti quegli esuli che passarono da Svezia, che era veramente un porto di mare, molti sono rimasti e si sono integrati qua. Molti per esempio della divisione lombarda che soggiornò qua. E quindi la Svezia è città dell'accoglienza e ne troveremo anche altri. Quindi questo Galletti Giuseppe. Un altro nobile, Maddalena Quartaro da Bassano, anche qui c'è una coppia di massimiani fegatati, accolgono anche loro persone che vengono da tutte le parti, profughi, fuggiati, dalla Toscana, dalla Lombardia, da ogni parte. Si sposarono giovanissimi, allora usava anche così, ora si sposano a 40 anni, lui aveva 17 anni, lei 18. Ebbero purtroppo molto presto un lutto grave perché perse un figlio di 5 anni. E condivisero anche loro le idee liberali e anche però in questo caso c'è qualcosa di più. Perché senz'altro Maddalena condivise l'adesione alla Giovane Italia che si era costituita nel 31, ma non era grave. Mi sono dimenticata di dirvi prima, parlando dell'altra marchesa, che era la carboneria femminile e erano le giardiniere e i gruppi si chiamavano Aiole. Comunque, quindi non è mancato nemmeno questo. Comunque qua fu condivisa anche il grande impegno sociale che meno troviamo nell'altra coppia di nobili. E da Bassano era questa coppia, era venuta da Genova proprio perché da Bassano si erano troppo già compromessi come massimiani. E allora il padre fece costruire a Venezia, vicino alla villa grande di da Bassano, una casa per questi due soli. E attivi in politica, attivi nel sociale, perché anche questa è una caratteristica della nostra città. Nella nostra città furono numerosissime, non solo nella città, quando parlo di città intendo la provincia, la zona nostra spezzina, numerosissime le società di soccorso,
le società tipo la Fratellanza Artigiana, quindi c'era una grande solidarietà e la vedremo attiva più avanti. E questa donna fu anche caratterizzata da un grande spirito sociale di aiuto per i poveri e per gli altri. Tanto che, e qua bisognerebbe vedere la sua, sì, lo leggiamo proprio, la lapide sulla facciata della Cappella dei Da Passano la ricorda come amatissima della patria, quindi la facciata politica, ma anche in tempi avversi, cioè quando era difficile amare la patria, provvida di benefici nei poverelli e negli esuli. Ecco l'aspetto sociale, umanitario di questa donna. E anche nel Marco Colombo, nel sonetto che scrive in occasione della sua morte, morì a 41 anni, quindi giovane, dice angelo di beneficenza e dei poverelli amica pape infelice quanto cara sera, cioè anche qua i due aspetti di amante, di donna politica, amante della pace, ma anche di grande spirito caritatevole. E ora arriviamo a una che non c'entra niente con tutto questo, queste novità. È Cecilia Cozzani Zannoni. Quando sposa Francesco Zannoni, lui ne ha già combinate di tutti i colori. Era un paesino, sapete che i romagnoli sono molto, molto sanguigni, ecco. Era di umili origini, ma fu un matrimonio straordinario. C'è nell'archivio di Stato della nostra biblioteca Mazzini tutto un carteggio importante e bello, intercorso fra lui, Sacchi, Mazzini e Garibaldi, quindi umili origini, ma grande personaggio poi. Quando arriva qua, appunto, è già un bel passato. Dunque, intanto aveva partecipato ai morti di Savignano, quando ancora era Papa Gregorio XVI ed era andato a finire prigioniero a Castel Sant'Angelo. Poi aveva naturalmente passa da Faenza Garibaldi che va a Roma e lui subito si affonda e va. E con grado di tenente partecipa alla Repubblica Romana. Nel 52 deve scappare, travestito da prete, si era forse anche vinto i capelli, mi hanno detto per telefono, da Faenza, perché era ricercato dalla polizia, perché si pensava, era comunque accusato di complicità nell'assassinio di un tenente delle guardie papaline. Un conte Caldesi di Faenza l'aveva nascosto in una specie di rifugio che c'era dentro a un cammino e la casa era stata perquisita dalle guardie e non l'avevano trovato. Comunque riesce a scappare e dove arriva per rifugiarsi? A Persia. Ma mi hanno detto la Faenza che non è arrivato da solo, che erano almeno in 12. Quindi proprio da noi arrivavano a gruppi. Quando Cecilia Cozzani lo sposa, ha già tutto questo bel passato. Ora non penso che sia stata così stupida da ignorarlo completamente, quindi era consapevole di ciò a cui andava incontro. Era una donna, comunque è la moglie di, ma era una personalità anche già per conto suo, una donna indipendente, una donna che lavorava. Aveva un negozio di merceria,
in via Trione, a Piazza Florido, e poi anche lui divenne commerciante, perché gli fu, forse per meriti politici poi, concesso una rivendita di sali e tabacchi. Non continuò, però non smise di mettersi nei guai, perché anche quando lei aspettava un figlio, fu allontanato, mandato a San Pier d'Arena, poi addirittura a Pinerolo. Lei aspettava un figlio, ma avrebbe voluto essere lui anche essere vicino. Lei quindi comincia a scendere a destra e a sinistra per riuscire a recuperare suo marito. Non ci riesce, e scrivono anche a Cavour, poi scrivono al conte di Castiglione, eccetera. Insomma, alla fine poi riescono a riunirsi e va bene. Comunque, è una donna che secondo me merita un grande rispetto, perché evidentemente condivideva le idee del marito, gli fu sempre accanto, con una vita così difficile, così anche pericolosa. Quando, parlo un po' più di lui perché è un grande personaggio, quando morì nel 1901, gli furono dati, tributati dei solenni funerali, non soltanto a Spezia, ma lui aveva chiesto di essere poi tributato a Faenza. Addirittura il treno che lo trasportava si formò ad ogni stazione, perché ad ogni stazione c'era la folla da aspettare per rendergli omaggio, eccetera, e fu ricoperto col drappo che aveva ricoperto Mazzini, la salma di Mazzini. Ho quasi finito, perché vi parlo dell'ultimo personaggio. Mi dice, è l'ora, perché noi alle 8 abbiamo il pranzo al Rotary. Arriveremo poi in tardi, ci perdoneranno? Sì, spero di sì. E questa è, non è la moglie di, la madre di o la figlia di, è Odile Botticoggi, ed è una donna nobile, perché è figlia, nasce a Parigi intanto, è figlia del marchese Francesco Botti e della contessa francese Anne Grignet. La giovinezza passa in Francia, la famiglia è già decaduta, perché uno di loro aveva pensato bene di tirare una sfigugiata a un conte inglese, e quindi si erano mezzi rovinati. Per cui quando lei poi sposa Enrico Poggi di Lerici, va a abitare a Lerici. Quando si vede il carattere straordinario di questa donna, è una donna comunque acculturata, sempre, non era facile allora. Il primo luglio ci furono le terribili battaglie di Padula e di Sanza, che furono la tragica conclusione della spedizione di Sacri. A questa spedizione avevano partecipato 12 lericini, 3 erano morti in queste battaglie, uno aveva 21 anni, uno 22, uno 24. Naturalmente quando la notizia di questo tragico avvenimento arrivò a Lerici, potete immaginare a San Lorenzo quale fu lo scompiglio, il dolore di tutto il paese, perché poi sapete che nei paesi si era tutti imparentati allora, quindi era un lutto comune veramente. C'era però a questo punto, oltre che da piangere i morti, da aiutare i catturati, coloro che erano stati catturati e sbattuti nelle prigioni, naturalmente col grave pericolo di essere condannati a morte. Odile non si scoraggiò, con l'aiuto, e qua veniamo all'aiuto delle società di mutuo soccorso, eccetera, fece delle collette, raccolse dei soldi
e andò a Salerno. Per capire l'importanza di queste azioni di questa donna, dobbiamo cavarle nella società di allora. Quali erano le possibilità dei mezzi di comunicazione? Come poteva una donna andare da sola, da Spezia a Salerno, andare a trattare con le guardie, con i custodi del carcere? Eppure lei fece tutto questo. Andò due volte, raccolse i soldi, riuscì a trovare gli avvocati, riuscì a instaurare un metodo complicato ma perfetto di comunicazione epistolare all'interno del carcere. Non se ne accorsero soltanto quando poi furono condannati e portati nel terribile carcere di Favignana. E proprio la White, Mario, ne dà una descrizione tremenda di questo carcere. Ma questa donna non si fermò di fronte a nulla e anzi divenne mamma Odile per tutti coloro che erano così miseramente messi in queste carceri e trattati veramente in maniera tremenda. Non vi sto a raccontare tutte le peripezie perché ci sarebbe, infatti Bonvicini ne ha fatto un libro e vi dico leggetelo, ma voglio ricordarvi che alla fine poi andò a finire bene per questi, perché intanto era morto Francesco II ed era subentrato, no, Ferdinando II ed era subentrato Francesco II, Franceschiello, no? E questi alla fine, dopo tante cose, perché si era mossa la politica, non solo italiana, eccetera, concesse la grazia. Però c'erano tutte le lungaggini burocratiche. Bene, nel frattempo Garibaldi sbarca a Palermo, vince poi a Palermo, e quando arriva la notizia a Favignana le guardie scappano rapidamente e loro si trovano liberi e possono ritornare a Lecce. Volevo concludere leggendovi due righe, se le trovo, se non me le dico, di una poesia di Brecht, Domande di un lettore operaio. Il giovane Alessandro conquistò l'India, da solo? Cesare sconfisse i Galli, non aveva con sé nemmeno un cuoco? Domande veramente profonde, cioè per il concetto di una nuova storia, una storia fatta non soltanto dei grandi personaggi e uomini, ma di tutto ciò che c'è dietro a questi, tutto ciò che c'è dietro a questi, cioè un mondo vero, vivo, di sofferenze, di drammi, di gioie e anche di donne, è vero? E quindi ricordiamo, certo ormai sì, e ricordiamo tutte le donne che, madri, mogli, figlie, sorelle, anche umili, perché c'erano anche tante, basta ricordare la Montmasson, la compagna di Crispi, che combatté nella spedizione dei Mille e poi, come spesso si usa nel mondo maschile, quando lui fu un grande personaggio politico, fece il cambio, ne prese una più giovane, più acculturata, e quella la guardò. Comunque, a tutte queste donne, mogli, madri, sorelle, figli, ok, che contribuirono senz'altro alla realizzazione di quell'evento straordinario, che guardate che è straordinario,
che fu il Risorgimento italiano.